Qui è bloccata, qui è bloccata, qui è bloccata, quindi quelle tre lì sono bloccate. Qui, anche se scendessimo qua, è bloccato. È il discorso chiuso. C'è 1, 2, 3, 4 blocchi. Quindi devo tornare a Cataris, non so. Non c'è altro modo, è assolutamente tutto bloccato. Oh, guarda me, sto dimenticando questo. Qua, per esempio, la prospettiva inganna perché per un attimo sembra che lì ci sia un piano, ma in realtà è più indietro. Boh, che non ho guardato bene qua. Indica che bisogna andare lì perché cioè non si può andare da nessuna parte. Oh, abbiamo trovato due stanze. Boh, riguardiamo un attimo meglio. Chiaro che se dovesse uscire una Switch Pro ci vorrebbero dei caricamenti da cartuccia molto più veloci, cioè ci vorrebbero una banda ben diversa. Anche se cartucce sono quelle. Dovrebbero fare delle cartucce diverse per lo Switch Pro, per i giochi dello Switch Pro. Guarda che dovrebbero sempre retrocompatibili, quindi. Andiamo qua, magari se ci va. Qua non abbiamo guardato, ma si può. Poi questo qua come cavolo si scompare? Conto ci fosse un passaggio segreto, dici, vabbè, è quello. Fare. Adesso come facciamo a recuperare l'energia? Ce la stiamo perdendo. Tutta lava. Questa?
ma... Oh, io schiaccio ma non me lo dà. Oh. Schiacciarlo un po' prima, cioè, no? Schiacciarlo troppo giusto se no. Trattamento dati in corso. ZDR sembra alimentato da energia termica. Il magma viene pompato dal centro del pianeta e incanalato da là. Ho localizzato il sistema centrale di canalizzazione del magma, e qui, a Cataris. Samus, la tuta che indossi al momento non può proteggerti mentre esplori Cataris. Il calore estremo della lava è troppo per te. Non entrare nelle aree ad alta temperatura per nessun motivo. Sembra che ci sia uno shuttle da qualche parte qui sopra. Usalo per trovare un percorso e procedere. C'è un'altra cosa da discutere. Si tratta della tua nuova abilità, la copertura spettro. La copertura spettro impedisce agli enni di individuarti. Fino a questo momento la tua unica opzione era la fuga. Adesso potrai passare inosservata. Usala per raggiungere il tuo obiettivo. Ricorda che usare la copertura spettro riduce molto la tua mobilità, e se ti scontri fisicamente con un enemy, verrai catturata. Fai attenzione a come ti muovi e sii consapevole di cosa ti circonda. La copertura spettro diventa inutile una volta che un enemy ti ha intercettata. Dovrai cercare di sfuggirgli finché lui non abbandona l'inseguimento. La copertura spettro rimane attiva anche dopo aver consumato tutto l'Aeon. Utilizzerà la tua energia vitale, considerala una misura disperata, e ricorda, non può consumare tutta la tua energia. Un uso prudente di questa abilità aumenterà le tue probabilità di sopravvivenza. Qua intanto queste non fanno nulla. Qua bisogna andare sotto. Questo è un ascensore. Adesso servamo senza ok, non serviva per forza. La morfosfera ci serve come il pane, niente da fare.
la esca. Dai. Questo. No, un pulsante. Questi sono chiusi finché... Ah, che gli facciamo granché così, mi sembra. Anzi, ma sei immortale, scusa. C'è sicuramente calore. Ahia. Mi serve vita. Ah, ecco, se muoio, magari. Questi sono un ponte di energia, praticamente. Beh, si sta qua mezz'ora, ma... sempre infuocato. Ah, zona M. Oh no. Un nuovo amico. Questo è verde. Ah, ok. Diciamo che come se avessimo attivato. Promemoria. Nella copertura spettro attivo gli Emmy non possono vedere o individuare Samus, ma fa attenzione, l'Emmy ti catturerà se entri in contatto con lui. Va bene.
Niente, non devo andare di qua, per forza. Ma ci abbiamo sbattuto in faccia. Ma era più basso. Cioè, per quella coda dell'occhio l'ho visto che era giù in basso. Si vede che nel momento in cui ho deciso di entrare invece è passato avanti, no? Dai. Solito. Termica chiusa, ma in teoria. Appena deviato. No, a vedere dov'è. Thank you.
è ancora più incasinato. Questo gioco, cioè, è pieno di queste piccole cose, no? da capire, ti lasciano un po' così a bocca aperta anche. Siamo arrivati qua. Ok, un altro modo da deviare. Si è attivato qualcosa. Però cos'è? Ancora queste porte qua. Saliti. Un controllo cos'è? Ah. Quindi che cosa avremmo sbloccato adesso? La stanzetta dove abbiamo sbloccato. Magari abbiamo sbloccato qua? Aperta, sì. Ok.
qualcosa lì deve salire. Quelle sembrano tutte aperture. Valvola M. Può darsi che quando sconfiggiamo lui, poi possiamo passare. D'occhio. Sembra un animale questo. Come hanno fatto questa scelta? Passare. Mi viene in mente quanti hanno cercato di emulare Metroid, ma la qualità qua hanno mediamente design superiori, diciamo. Indian ci hanno provato tanti a fare qualcosa di simile, ma non arrivano a queste qualità. Poi a parte che adesso, se provi ad essere troppo emulo, sa che Nintendo ti chiude subito, perché loro si sono inventati questa cosa qua, la morfosfera eccetera, certe abilità. Secondo me rischi, come dire, di essere citato in causa. Prendi cose che vagamente ci assomigliano. In grado di modificare e migliorare le sue capacità. Mm.
Quindi questo qua verde c'è qualcosa di diverso. Magari una doppia corazza. Oh. La sua abilità di trasformarsi per accedere a spazi stretti è una caratteristica standard. Qualsiasi enemy che incontrerai userà questa abilità per catturarti. Non sei in grado di distruggere la protezione della loro armatura, nemmeno quando sei al massimo del tuo potenziale. Sei di fronte a un potere schiacciante. Accetta la tua debolezza. Grazie, grazie. Studia attentamente ogni enemy e usa la copertura spettro per procedere, ma anche così ci sono dei rischi. La copertura spettro riduce la tua mobilità e consuma più Helion quando ti muovi o fai fuoco. Tuttavia, rimane non esitare a distruggere un enemy quando scopri altra energia specifica. Questa non era una delle tue priorità iniziali, ma non vedo altro modo di raggiungere il tuo obiettivo. Gli enemy sono una minaccia e non possiamo trascurarli. Grazie dell'aggiornamento.